Ciao a tutti e benvenuti. Mi è piaciuto molto il Tonali di oggi sulla Gazzetta dello Sport, un Tonali presente su tutti i media ufficiali del Milan, sul canale YouTube del Milan, su tutte le piattaforme ufficiali e digitali del club. Sandro Tonali quando parla lascia sempre il segno e io dedicherò in questa chiacchierata con voi uno spazio importante alle sue riflessioni. Prima però volevo un po' rispondere a coloro che ieri mi hanno accusato, ho ricevuto diverse accuse. Tu metti la prima pagina calciomercato di Scenari solo per dire che non prendiamo nessuno. Ragazzi, se volete che io non dica più nulla di mercato, io per me è un invito a nozze. Il mercato secondo me non è solo dire che arriva Tizio Caio Sempronio ogni tre ore. Il mercato credo sia rappresentare uno scenario credibile della situazione. Se qualcuno di voi si illude, c'è chi vi dice sommessamente, umilmente, mettendoci anche la faccia, sapendo di passare per l'uccello negativo, per l'uccello smentitorio, per l'uccello del malaugurio traslato e declinato sul mercato, però credo di rendervi un servizio. Adesso continuiamo a parlarne. Vi aspetta l'app di OneFootball, ragazzi. Scaricatela nella descrizione in questo video. L'app di OneFootball è gratuita, l'app di OneFootball è a vostra totale disposizione. L'app di OneFootball è ricchissima di calcio, immagini, highlights, notizie. L'app di OneFootball è stata scaricata da 3 milioni di sportivi italiani. L'app di OneFootball è a vostra totale disposizione. Scaricate l'app di OneFootball. Dice, ci dici sempre che non arriva nessuno. Io non dico solo che non arriva nessuno. Io spero che arrivino tutti. Ragazzi, io spero che ne arrivino 30 al giorno. Così contenti voi, contenti tutti. Ma il tema è rappresentare una situazione credibile. Qualcuno mi dice, possibile che noi non spendiamo mai niente? Ragazzi, abbiamo speso più di 100 milioni negli ultimi due mercati estivi sul mercato. Ragazzi, scusate, abbiamo speso più di 100 milioni sul mercato estivo negli ultimi due anni. Negli ultimi due stati, estate 2021, estate 2022. Controllate. Senza bisogno di fare grandi cessioni, abbiamo ceduto Auge. Ragazzi, cioè, sono lì da controllare le cose. Quindi voglio dire, se vi racconto che la prima cosa, la prima priorità è valorizzare il mercato esistente, oggi c'è Milan-Liverpool, noi ci sentiremo dopo Milan-Liverpool, potrebbe giocare dal primo minuto Lazetic, lo seguiremo con interesse dal primo minuto. Che il ragazzo intriga, il ragazzo evidentemente anche Mister Pioli deve aver colto qualcosa e lo mette alla prova, perché Mister Pioli mette alla prova. Mister Pioli non ha mai le gambe comode sotto il tavolo, Mister Pioli è in continua rilettura. Io credo di dirvi una cosa ragionevole. Ma noi vogliamo i rinnovi. Ragazzi, se pensate che Milan si sieda, risolva il rinnovo con 10-20 milioni di ingaggio all'anno per tutti i suoi giocatori, ragazzi, non è così, ma non è così perché il Milan è cattivo o il Milan non vuole darvi la bella notizia, è così perché il calcio italiano quei soldi lì non li ricava mai, né in questa vita né nella prossima né nell'altra ancora, se andiamo avanti così. Quindi, ragazzi, questa è un po' la situazione, però se preferite che viene sparato Ziyech a tutta pagina e io sto zitto, io lo faccio anche, però poi sono costretto a non fare più il canale YouTube perché Asuna non ha smentito la Gazzetta. Ragazzi, io vi dico le cose come stanno, poi voi liberissimi di valutarle, di commentarle. Mi becco del pessimista sul mercato e dello smentitore sul mercato, e pazienza, ragazzi, però almeno ho la coscienza a posto di avervi raccontato le cose come stanno. Ma non è che quando io vi dico non arriva Tizio, non arriva Caio, non è che vi dico che è la fine del mondo. L'anno scorso a gennaio non è arrivato nessuno, abbiamo vinto lo scudetto. Quindi la nostra vita continua, il nostro progetto è solido. Ieri il rinnovo di Emirates, ieri le parole molto importanti di Paolo Maldini che punta in alto, che indica una rotta alla squadra, indica una via, indica un percorso per la stagione. I primi sei mesi saranno duri, vero? Il dovere di fare il massimo possibile in tutte e quattro le competizioni, vero? E quindi, ragazzi, noi andiamo avanti. Mercato o non mercato, Milan va avanti. E lo ha dimostrato da molto tempo a questa parte. Quindi poi io lo so che quando c'è il mercato e non arriva il giocatore, poi arrivano solo da me i commenti negativi. E pazienza, ragazzi. La scorza ormai è bella dura, è bella tosta. Ogni tanto rispondo, ma rispondo giusto per chiacchierare. Tonali. La vista di Tonali di oggi è molto bella.
potrei restare a Milan a vita, scrive la Gazzetta dello Sport. Io vedo onestamente in Sandro un uomo Milan, vedo in Sandro una persona seria, un innamorato dei colori, uno di quelli che, fateci caso, Sandro parla spesso dopo le partite quando magari le partite non sono andate bene. Ricordo l'anno scorso Torino-Milan 0-0. Avevamo creato le nostre occasioni, potevamo accontentarci del secondo posto, eravamo lì. No, così non va bene, disse Tonali, dobbiamo fare di più. Non è un caso se abbiamo fatto 0-0 stasera. E quindi, insomma, Sandro dice cose belle anche su Schalke Ketelaere. Sandro dice, è successo anche a me il primo anno. E per me era più facile che per lui, perché avevo gli stadi vuoti, potevo anche sbagliare la giocata. Però, evidentemente, Sandro ha detto questo, però la maglia pesa lo stesso anche nello stadio vuoto. E quindi sentire, leggere direttamente da Tonali, perché questa mattina Charles Ketelaere leggerà tutto e sentirà tutto, parlare del suo caso non potrà che far bene a De Ketelaere. È bello quando Tonali dice l'anno scorso abbiamo vinto lo scudetto perché siamo stati tutti uniti, tutti dentro la squadra, lo staff, Milanello, la società, tutti gli uffici di casa Milan, abbiamo remato tutti nella stessa direzione, è vero? Totalmente vero. E Sandro Tonali con questa frase ha raccontato la verità sul Milan, perché il Milan è il Milan solo quando tutti remano nella stessa direzione. Lo abbiamo visto, ragazzi, lo abbiamo visto, senza entrare nel merito, senza fare figli e figliastri, senza dare colpe e meriti, lo abbiamo visto. Se non si capisce che il Milan nuota nel suo mare, solo quando tutti remano nella stessa direzione, non si è capito il Milan. Ci sono altri club che sono abituati invece a vivere anche con delle loro cose interne, nelle quali non entro nel merito, un po' di scossoni, un po' di tensioni. Ci sono club che si danno la carica in un modo, e io non discuto, noi so perfettamente come ci diamo la carica, esattamente come dice Sandro oggi nell'intervista, remando tutti nella stessa direzione. Sui quotidiani oggi si parla molto del rinnovo di Emirates, dell'apertura di un ufficio del Milan a Dubai. Mi piace questa globalità del Milan, questa attenzione del Milan a nuovo, questa capacità del Milan di surfare fra le tendenze che puntano dritte sul futuro e verso il futuro. Molto bello questo. Oggi abbiamo il Liverpool che anche in questa Dubai Super Cup non è partito benissimo come nel resto di tutta la sua stagione, però noi non dobbiamo guardare al risultato delle partite, ve lo dico subito, eh. Noi dobbiamo guardare alla crescita dei singoli e alle prestazioni, perché poi quando inizierà la stagione, dal 4 gennaio in poi, con tutto il rispetto per le amichevoli decembrine, per questo torneo decembrino molto ben organizzato a Dubai, noi penseremo soltanto ai risultati dal 4 dicembre in poi. Quindi oggi non guardiamo al risultato, guardiamo alla situazione della squadra, alla crescita della squadra, alle tendenze dentro la squadra. Questa è la cosa fondamentale. Ci vediamo e ci sentiamo subito dopo Milan-Liverpool.